L'ho detto ai miei capi che le cose stanno migliorando, ma a me non danno più fiducia, perché non vai a dirglielo tu, vai a dirglielo tu. Vai a dirglielo tu! Questo, se vuoi che parta di penna, devi andare sul pesante. Cioè, che intendi col pesante? Cash. Pardo vuole DVD porno. Che faccio, i quarto studio? Certo. Era il sesto appuntamento, sto andando al settimo. Sa che non potrei farlo, vero? Lo chiedo al suo capo, se lo so. Allora, Bruno, qual è il farmaco che dobbiamo spingere? Beh, in questo periodo direi l'antibiotico. A me mi hanno detto che sono stanco. A me. Avete licenziato Barbate De Paola? Io ho resuscitato i morti per te. 400 pezzi per gente già morta. È questo che chiede da tutti, è normale? Ti assicuro che se riesci a far entrare il nostro farmaco a San Cristoforo, qui dentro diventi un intoccabile. Buongiorno, professore. Ma come si permette, scusi? Se lei è venuto fin qui per propormi di nuovo il resticene, ha perduto il suo tempo e soprattutto l'ha fatto perdere a me. Lei mi sta offendendo, dottore. No, è lei che offende me. E ora esca. Se ne vada. Io ho già 35 anni, non la prendo più la pillola. Ci vuole un po' di tempo, fino a sabato, non posso fare niente, fidati cazzo! In nome del popolo italiano, il giudice ha visto l'articolo 520.